Questa mattina l'inserto economico del quotidiano La Repubblica, Affari e Finanza, apre la propria edizione con una lunga dissertazione su ArcelorMittal e sui lauti guadagni conseguiti nell'ultimo anno da parte di questa azienda siderurgica. ArcelorMittal va a gonfie vele mentre lo stabilimento siderurgico dell'ex Ilva lentamente muore. ArcelorMittal consegue importanti dividendi economici, ma a Taranto e in Italia i soldi li mette lo Stato. Non si ambientalizza quella fabbrica, la produzione è ai minimi storici, 3 milioni appena di tonnellate rispetto agli 8 milioni fissati nei programmi. La forza lavoro è sempre in diminuzione rispetto a quelli che erano gli standard degli anni passati. Viene da chiedersi, ma a chi giova avere questa fabbrica aperta ancora a Taranto? E soprattutto i sindaci che si sono recati recentemente a Roma, il presidente della regione, cosa vanno a fare a Roma? Cosa chiedono? Qual è la loro proposta? Qual è l'idea che si ha intorno a questa fabbrica? Ecco, questo inserto di questa mattina fa luce sul fatto che si realizza una grande operazione economico-imprenditoriale in giro per il mondo, sulla pelle dei tarantini, sulla debolezza della città di Taranto e sui tanti non detto che continuano a costellare e ad attraversare questa questione.